Ciao a tutti ragazzi, mi presento, sono Carlo e sono l'editor di video di Salto in Basso. In questo video vi proponiamo uno spezzettone della live di fine anno fatta dal Mezzofondiere, in cui sono state invitate più persone che trattano dell'atletica, appunto per parlare dei punti salienti dell'atletica. In uno spezzettone siete stati invitati anche noi, ed è quello che vi proponiamo in questo video. In ogni caso lasciamo tutte le info in descrizione e anche probabilmente il link del video della live completa. Buona visione! Eccoci qua! Mi vedi, mi senti? Ci siamo, guarda, finalmente. Ora Google Hangouts dà problemi, fortunatamente col link funziona. Allora, scusate, l'ho appena scaricato proprio adesso e non sapevo come funzionava, ma ecco, tutto risolto, dai. Finalmente vedo una faccia la cui voce, diciamo, ho sentito spesso. La riconosci? Sì, hai fatto parecchi video. Allora, spiegaci un po'. Chi siete voi di Salto in Basso, cosa fate e il vostro contributo che date all'atletica leggera. Vai. Ok, allora io sono l'admin, sono Gabriele, ora sono solo io ma ci sono anche altri ragazzi dietro a questa pagina. Il tutto è nata come una pagina Instagram, diciamo ironica sull'atletica leggera ma in generale anche sullo sport, comunque facendo meme, video e quant'altro. Ultimamente poi siamo anche andati su YouTube affrontare i vari temi dell'atletica, anche più seri, tra cui, come hai detto prima, quello del doping, che a me personalmente sta molto a cuore. Cioè, quello che sto cercando di fare adesso è utilizzare la, diciamo, popolarità un po' che abbiamo ricevuto tramite i social per poter informare le persone riguardo appunto alle sostanze dopanti e a perché non bisogna farne uso, sia per i motivi etici e sia perché comunque fanno malissimo all'organismo, lo spieghiamo benissimo nel video. Tra l'altro è una cosa che il doping l'ho anche portato nella mia tesina di maturità e appunto adesso l'ho anche portato su YouTube e su Instagram. E apprezzo che comunque voi, cioè sia i follower che anche te, comunque apprezzate questa cosa che sto facendo e vi ringrazio. Ok, di tutto. Allora dimmi, perché io francamente sono sbarcato nel mondo dei social piuttosto tardi con questa idea che mi è venuta in mente. Comunque sia, questa è la pagina Instagram di Salto in Basso. Ti devo dire la verità, ti confesso, all'inizio quando era ancora un canale piuttosto piccolo e tu e voi siete... avete iniziato a crescere piuttosto velocemente perché avevate questa bella pagina Instagram con tanti follower, mi sono un po' spaventato. Poi come in uno scatto, insomma, sono passato avanti e sono riuscito a mantenere la testa. Però volevo chiederti quali sono stati gli inizi, perché naturalmente adesso c'è un fiorire pazzesco, in un attimo, in pochi mesi sono nate un sacco di pagine sull'atletica leggera, naturalmente seguendo gli atleti disagiati. Sto parlando con Michele che mi sta seguendo in questo momento, non ti preoccupare, poi arriva il tuo turno, però adesso sto a parlare con Salto in Basso. E non vedo la chat, io. Esatto. Quali sono stati gli inizi di Salto in Basso? Quando avete iniziato e se avete avuto... il vostro percorso è stato tutto liscio o avete avuto problemi nel promuovere l'atletica leggera? Si sono cambiate un po' le cose ultimamente, insomma. Sì, vabbè, allora noi siamo partiti nell'inizio del 2017, all'inizio da Facebook, e onestamente all'inizio è stato molto difficile perché sia Facebook è un social che, diciamo, che secondo me sta sempre andando sempre più difficile avere successo, e comunque come ogni cosa appena si parte è difficile, poi soprattutto per l'atletica che non è un qualcosa di così tanto diffuso come magari altri sport, argomenti in generale, proprio pian piano anche poi andando su Instagram invece è diventato sempre più facile, cioè non che ora sia facilissimo, però è molto di più. Però vabbè, c'è da dire che all'inizio comunque eravamo noi e poche altre pagine, tra cui anche gli atleti disagiati, mentre ultimamente stanno venendo fuori, cioè ogni giorno si crea una nuova pagina e quindi penso, magari può anche essere, forse anche meglio, perché vuol dire che comunque la gente sta seguendo di più l'atletica rispetto magari a qualche anno fa, per questo non lo so con esattezza. Va bene. Beh, cosa ne pensi? Per quanto riguarda lo sviluppo dell'atletica leggera, credo che, per quanto mi riguarda, forse ho aperto la strada per YouTube, dunque bene, naturalmente c'era prima di me appunto la promozione su Facebook e su Instagram, Salto in Basso e soprattutto atleti disagiati che ci stanno seguendo in questo momento. Adesso francamente credo che ragioni tu, che stia diventando più facile, ovvero che il seguito che si riesce a ottenere sia più ampio rispetto a quello che con fatica riuscivo a ottenere in passato. Nel mio caso naturalmente sono cresciuto molto, anche perché la mia esperienza è piuttosto giovane, però
credo che il responsabile di tutto questo alla fine sia Filippo Tortu. Insomma, Filippo Tortu che, come avete visto, ha vinto anche il premio della Gazzetta come miglior atleta dell'anno, dunque la sua, diciamo, la sua attività e la sua persona è stata entrata ormai nell'immaginario collettivo, e come in tutti i casi quando c'è un campione come faro, punto di riferimento, anche quelli che inizialmente non erano legati all'atletica leggera, per forza di cose, si trovano attratti, e dunque lasciando stare i soliti commenti assurdi che sono stati all'inizio del canale La mia fortuna, comunque sia, è molto di più la gente sì, è molto di più la gente che invece prende spunto da questi esempi per avvicinarsi a un mondo appunto che inizialmente non conoscevano. L'atletica leggera deve solo essere conosciuta per quello che è, secondo me, uno sport con una grande attrattiva per la sua semplicità, per la sua varietà di discipline, e dunque la breccia in questo caso l'ha aperta Filippo Tortu, e di conseguenza adesso le cose per noi sono un po' più facili, e lo dimostra la situazione in cui siamo in questo momento, giusto? Allora, guarda, comunque Filippo Tortu, cioè, è il grande che ha fatto lì, è riuscire a far parlare di atletica anche di chi atletica non ha mai fatta, non gli è mai interessata, con i suoi grandi risultati. E comunque in generale vedo che quando c'è un atleta che ha tanto successo, come per esempio è stato magari anche Tamberi, comunque tutti si sono messi a parlare di atletica, anche chi faceva altri sport. E insomma, più gente così c'è, meglio è per tutti, comunque per l'atletica. Ok, senti, con te faccio una delle domande che mi hanno fatto e poi passo al prossimo ospite, ok? Va benissimo. Per evitare appunto di fissarsi su una persona. Ok, allora, Pietro Palumbo chiede cosa ne pensi, allora, forse per te non è il massimo comunque, se parla di mezzo fondo, cosa ne pensi? Io premetto che sono un velocista, quindi già qua non so come sarà, dai, vai. Comunque sentiamo. Allora, poi ne arriva un'altra proprio per te, dunque facciamo questo e quest'altro. Allora, la prima domanda è Filip Ingebrigtsen, Tilburg. Tu sai, se non lo sai lo chiedo anche ad altri, insomma, rispondo comunque io. Filip Ingebrigtsen ha corso, ha fatto, insomma, è stata un'altra volta un'epopea Ingebrigtsen, naturalmente, quella dei campionati europei di corsa campestre. Abbiamo Jacob che ha passeggiato nella gara giovanile e Filip invece che si è preso la vittoria nella gara assoluta. Dunque, cosa ne pensi di questa vittoria? Secondo te c'è l'alchimia, insomma, tra i tre fratelli Ingebrigtsen, è il segreto, è il loro segreto? Oppure devo chiedere a qualcun altro e passare alla domanda? Sinceramente questa la passo perché, come detto, non sono un esperto di mezzo fondo, è lascio questo la parola a te, che il bello della tecnica. mezzofondiere comunque, e saprai sicuramente più di noi di me. Guarda, ne parleremo con Michele che E appunto ha infatti questo che magari loro collegamento, lo sono più finiamo lì. bravi nel mezzo fondo. Però c'è questa domanda di Matteo Mariotti, ok? Che vuole chiederla anche a te, e ragazzi, siamo in base, insomma. Ci chiede cosa ne pensiamo riguardo il salto in lungo e il calo, tra virgolette, il calo che c'è stato dopo l'epoca Lewis Powell Pedroso. Salto in lungo. Anche questa? No, Almeno sì. No, beh, cioè, in realtà non so bene da cosa sia causato questo calo, sinceramente non ne ho idea, cioè, ecco, Il una salto in scuola lungo. più, però non so, cioè, so che magari comunque nei risultati sì, appunto, sono diminuiti magari un po' appunto, i risultati, però boh, non so bene quale sia il motivo, ecco. Senti, io ci ho pensato un po' su questa cosa Difficile che. poi trovare le motivazioni, perché uno può dire semplicemente magari io e c'è meno gente che la fa o altre cose, ma non è, ma cioè, è difficile capire il motivo esatto. Come per esempio ho visto un tuo video che, per esempio, della crisi del mezzo fondo, comunque ci sono venute fuori tantissime motivazioni, ma la maggior parte sono state sbugiardate, per esempio, nel tuo video. Cioè, quindi non, è difficile trovare un motivo generale per una crisi in una disciplina, penso. No. Senza il punto ad andare a trovare, diciamo, capri espiatori da questo punto di vista, ho pensato, ci ho ragionato un po' sulla faccenda del salto in lungo qualche tempo fa, magari può essere l'occasione per farne un video. Il salto in lungo è la disciplina, rispetto alle altre, in cui
le prestazioni dei top sono rimaste più stabili a partire addirittura dagli anni 60 fino adesso. Un po', anzi, in certi casi c'è stata una tendenza addirittura negativa, ovvero le prestazioni, diciamo, le migliori prestazioni mondiali con gli anni sono andati tendenzialmente a calare rispetto al passato. Qua si cita appunto Lewis, ma pensiamo che nel 68 Città del Messico hanno saltato, se non sbaglio, 6,90 m, naturalmente aiutati dal fatto che si trovassero, diciamo, in altura. Comunque sia, 6 metri e... 8,90 m, ragazzi, scusate, questa era una gaffa. 8,90 m non erano una cosa impensabile negli anni 90, adesso sembra una misura eccezionale. D'altra parte, quello che ha fatto Echevarria si è considerato una grande impresa. Eppure quella misura sarebbe stata considerata, tra virgolette, normale, tornando indietro, prima addirittura del 2000. Ricordiamoci che nella velocità, invece, prima del 2000 i tempi eccezionali erano 9,90 e adesso Bolt ha abbassato così tanto l'asticella che non ci si mette a gridare al miracolo se non si scende sotto i 9,70. Dunque stiamo parlando di una disciplina, quella del salto in lungo, in cui il tempo sembra essersi fermato. Bisogna indagare un po' in questa cosa. Secondo me anche il fatto che ci voglia un tipo di sforzo un po' diverso rispetto a quello delle altre discipline, non parlo naturalmente del mezzo fondo, ma ad esempio della velocità, ci vuole un tipo di forza che sia esplosiva, ma proprio quella di un appoggio, cioè ci sono naturalmente la rincorsa che influisce, ma a quanto pare è così importante quel passo, quello stacco finale, che bisogna un po' ritrovare. Forse gli allenamenti attuali non riescono a permettere di trovare quell'alchimia che negli anni 60 permetteva già di saltare 8,90 m. Dunque, secondo me la questione naturalmente non è facile da sviscerare, se no ci sarebbero già stati atleti che avrebbero ripetuto le prestazioni, grandi prestazioni del passato. Credo che sia appunto una questione di ricalibrare l'allenamento, che per alcune discipline, come la velocità e il mezzo fondo, ha fatto grandi passi da gigante, nel salto in lungo le tecniche di allenamento non hanno fatto, diciamo, questo progresso. Secondo me più o meno è questa la cosa, però bisogna naturalmente indagare di più. Credo di aver... Questo più o meno è la mia opinione. Non so se condividi... Potrebbe avere anche senso, comunque, sì, dai, mi sembra abbastanza ragionevole. Poi non so se è veramente così, però... Ora... Puoi tentare, dai. Ti chiedo gentilmente, insomma, di passare sì, la palla, perché andiamo al prossimo ospite. Passiamo ai prossimi ospiti, allora. Un saluto a tutti, un saluto a te, a chi ci sta seguendo, e noi ci vediamo alla prossima, dai. Perfetto. Va.